got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV. Ciao amici di Bike Show, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi ospiti speciali, veramente siamo al completo, il quartetto. Marco Cannone, Walter Brambilla e per ultimo presentiamo per il presidente Cordiano Dall'Agnoni. Ciao! Cordiano, ti abbiamo rimesso in bicicletta oggi, dai. Ogni sì, tanto meno male che ci siete voi ogni tanto. quando dico stacco dal ciclismo, vuol dire che stacco dal ciclismo quello vissuto ai bordi strada, ma mi piace ancora pedalare, mi piace venire con gli amici soprattutto, raccontare qualche stupidaggine che un po' in leggerezza è più bella la giornata e il weekend soprattutto. Bene, siamo pronti. Allora, voi siete tutti e tre con la gravel, ragazzi? Noi ci siamo adeguati. Chi un po' più potente di Watt, qualcuno. Io ho la gamba meno potente e allora sopperisco con la batteria. Però Danilo, l'unico che comunque in questo sistema non sei ancora adeguato sei tu. Sei ancora un po' obsoleto con una mountain bike. Sono ancora un biker io. Dai, ti diventa un gravellatore. Esatto. Allora oggi siamo al completo, perché abbiamo Walter. Walter, in caso che abbiamo qualche problema lui interviene. Sì, lui interviene. Ci siamo rimani. No, a parte Walter, poi ci racconterai l'esperienza dei campionati europei, giusto? Di Coppa del Mondo. Coppa del Mondo. Quindi parleremo di ciclismo mentre pedaliamo, facciamo il nostro bel giro. Andiamo piano allora. Dobbiamo anche parlare. Esatto. Io posso anche parlare andando un po' più forte se volete. Allora lui ha preso la gamba buona, ce l'ho, me la sento oggi. Allora lui ha preso un po' la parte di schiavone, la schiavone che viene con le bike, grave anche lui, e poi dice sempre sì, oggi vediamo, ma il motore, porco Giuda, adesso non vorrei. Devo provarla, è il primo giorno, per cui poi vi dirò. Ragazzi, iniziamo subito con gravel, subito qua, così pronti via. Sterratone, ma la pista, fai vedere che è sterrato questo. Senza neanche un po' di riscaldamento, no. E lui qua l'unico riscaldato è Walter. Walter. No, anch'io sono caldo. Quindi ragazzi siamo pronti, dai, seguiteci in questa puntata e parleremo di ciclismo e pedaliamo, dai. Via! Vai, via! Via, si va! Via. Prendi l'erba, vengono qua, guarda. Guarda che arriva, Guarda, vedi? Guarda che arriva anche gli altri. Sì. Ciao. Thank you.
il primo tratto sterrata l'abbiamo fatto, sensazioni? Dobbiamo, beh, tu sei di casa poi. Non ho usato la batteria, giuro, ho fatto solo un po', anzi, con la bici più pesante della vostra sono anche penalizzato. Quindi, io avessi avuto la batteria l'avrei usata. Sì? Ma sei stato a ruota tutto il tempo. Ma anche per stare a ruota bisogna salvare la gamba, e quindi questo è un percorso che se salvi la gamba vai bene, quindi... Marco, ti stiamo facendo vedere le nostre zone, i sterrati. Che bello! La grave, così ti godi la grave. Io ho abituato al Naviglio, ma sai, però più trafficato. Qui. Più trafficato e con strada asfaltata. Invece questa è molto bella, sempre un Naviglio, immagino, cos'è questo? Questa è la Muzza. La Muzza, ok. E con un percorso veramente molto bello, a parte gli scherzi, che dire, il paesaggio qui è fantastico. Walter. Poi siamo stati graziati anche dal meteo oggi, visto come erano, come era partita la giornata invece. Allora, dal gruppo degli amici che doveva uscire oggi siamo rimasti solo i quattro che correvano, dai, diciamolo. Sì, che poi amici. Una volta. Quando si è in bicicletta, amici, non ce n'è mai neanche uno. Dei corridori o di ex corridori doveva fidarsi meno 22, dico io. Corriamo. Cicloturismo comunque è grave anche così, fuoristrada sarà molto importante nel futuro anche della federazione del ciclismo in Italia. Io ho fatto lo scorso weekend a Montalcino, ero là per l'Eroica Juniores e ho fatto un po' delle strade bianche che sono diventate per quella zona veramente un'attrazione, cioè arrivano da tutto il mondo per andare a pedalare su quelle strade sterrate. Per cui sta prendendo veramente molto piede, e poi dire che questi mezzi, la gravel davvero è un mezzo ibrido che consente proprio di fare queste strade, di gustarsele, come dice Marco, gustarsi proprio questi paesaggi, queste strade fuori dal traffico, in sicurezza, bellissimo. Soprattutto per chi arriva dalla strada, che diciamo, chi arriva a mountain bike è già sullo sterrato, chi arriva alla strada si avvicina di più col corsa, diciamo, a comunque uscire dai pericoli. Ma dico che secondo me la gravel è proprio una bicicletta molto 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 versatile, stiamo vedendo qua passi dallo sterrato all'asfalto senza neanche accorgertene, non c'è rumore che uno magari è abituato con le ruote tassellate a sentire il rumore che può anche essere fastidioso per un purista della strada, dico, gravel non è neanche più il futuro, ormai è un grosso presente. Poi bastava prendere la bici a ciclocross, perché più o meno no. Sì, cioè, per arrivare, sì, cioè, è vero, però come sempre, sì. Quando fanno gli americani, cominciano a spingere gli americani, sono importanti sul mercato per quanto riguarda come traino. E quindi, la bike economy. Però il cross l'hanno fatto gli italiani ai tempi per primi. Quindi, la storia, sì. Sì, che poi credo che cambiano solo delle angolazioni, delle geometrie di una bicicletta, fondamentalmente. Qualcosa delle gomme, nel manubrio, diciamo il resto, quindi... Poi sapete cosa? Che con l'aria così buona fa aumentare l'appetito, quindi quello è grave. Quello è gravel. È gravel. È gravel. È grave. Ripartiamo. Ma noi poi facciamo il pit stop, non è che ci facciamo proprio mancare qualcosa. No? Dino, non credo che ci facciamo mancare. No, Dino già allarmato. Dino è già in, Walter è già in allarme, vero Dino? Sicuramente. Quindi, bene, andiamo avanti e seguiteci. Via.
nuovi giri. Cavolo, ti ho ripreso l'orgoglio. Ripreso. Mi è venuto un mal di gambe. Mal di gambe. Adesso quando è partito l'ho già andato. No, ma sai cos'è? Che quando sei girato lui, che mi ha visto a ruota, è ripartito. Ma io ma sai cos'è? Quando è ripartito ha detto cavolo, non era tutto il motore. Mi ha dato troppo, No, voi siete matti. No, c'è sono turbo, c'è sono turbo, allora a me brucia la gola e fa male le gambe, lo dico proprio fuori giri, stare io dietro. Ho consumato un'attacca della batteria perché per mettermi in difficoltà ho dovuto fare io conto sulla batteria. Ha avuto, avuto un punto d'orgoglio, Marco, ti ho visto passarlo. No, ho detto bisogna rilanciare perché sono abituato che piuttosto che far niente do tutto e poi mi sposto, e così ho fatto. Ho dato squadra. Tutto, sì, ho detto, ho visto. Ma no, come il canto del cigno. No, c'è da dire che il presidente è sempre il presidente. Esatto. Anche in bicicletta. Esatto. Io infatti non qualche dico... remora nel passarlo c'era. Adesso mettiamola così. Ma... No, ho solamente colto l'attimo che lui ha avuto una difficoltà nel cambio. Esatto. E allora ho detto, tengo alta la velocità, così almeno volevo lanciarti allo sprint, Walter, però lui, poi... Era già staccata. No, e lui poi dopo, lui era lì tranquillo, no, in sordina. Ho avuto una sorta di riverenza, ripeto, per Pugliano. Quindi... No, io poi ho mollato, io onestamente parlando, ero a tu, ma anche più di tutta, però ho mollato quando Cordiano ho dato il cambio, che veramente era tutto, lui mi guarda e dice... È qui che si fa la differenza. E attaccato, ho schiacciato il bottone. Non lo so cosa hai schiacciato, però sei andato via. Ho messo il turbo. Io so cosa ho schiacciato perché ha fatto fuori giri pauroso. E mi sono preoccupato quando si è girato, che ho detto ha mollato. Ma ha visto dietro l'ha riaperto ancora il gas, ragazzi. Per fortuna ha fatto pezzetto corto. Ma, Corri, ma perché sennò... io sono abituato con Derni, capito? Mi basta poco, allora. Allora io ho fatto la fatica che fa un corridore dietro Derni, perché ragazzi ho fatto fuori giri proprio, ho preso l'aria. Ma non so neanche a che velocità si potesse andare, onestamente. So, 42 andavamo. 42. 42 allora. Per andare sullo sterrato. Caspia, sullo sterrato, sì. E adesso mi brucia la gola tutto il giro, ragazzi. Adesso bevi un... Ho il sangue in gola qua. Bevi uno spritz. Un caffè freddo che almeno te la fa passare. Bene, andiamo avanti. Il nostro giro puntiamo verso Lodi. Non so se arriviamo a Lodi, ma
lo puntiamo, Lodi. Intenzione c'è. Dov'è Lodi? Dov'è Lodi? Di là. Di là. Ok, andiamo a destra. Vai, via. Andiamo. Lodi. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Cannone. Marco. Ciao Dani. Allora oggi ciclabile. Sì. Si pedala. Gravel, vai. Allora, sempre per restare in tema di sicurezza, sai che io Danilo sono un promotore oramai un po' di anni della sicurezza. Non c'è cosa migliore che andare in giro sulle piste ciclabili, sono veramente una garanzia. E poi ho scoperto il mondo della gravel, questo mondo del fuoristrada, dello sterrato, dove comunque sia, sei anche lì sempre in sicurezza, vai a un'andatura direi media, 20, 22, 23, 25, fai una fatica bellissima, tantissima fatica, ed è veramente molto bello, mi sto divertendo tantissimo. Andiamo da Dino adesso, Marco. Adesso andiamo da Dino. Dopo questa gravellata che ci stava proprio bene, bellissimo, percorso fantastico. Diciamo che sto scoprendo delle zone fantastiche andando con la gravel. Mi sto innanzitutto divertendo ed è tornato il divertimento in bicicletta, che è fondamentale. Una volta che smetti di attaccare il numero sulla schiena, la cosa bella è divertirsi. E io con questo segmento, questa disciplina, questa novità, mi sto divertendo tantissimo. Sempre la scoperta di nuovi percorsi itineranti. Poi vedi delle cose che andando con la bici normale non vedi. Guarda che passaggio, guarda che passaggio. Grazie. E poi c'è da dire anche, beh, noi comunque arriviamo da un mondo della bicicletta dove insomma devi sapere andare in bicicletta, però questi percorsi amplificano proprio le capacità di andare in bicicletta, perché sono curve contro curve, devi frenare sterrato, non sterrato, e quindi aumenta l'affidabilità che ti dà proprio, che passaggi. Proprio questo mezzo, che non è nient'altro che fondamentalmente una bicicletta da strada, ha le ruote grandi, freni a disco, ed è veramente, si può dire, una figata. E poi occhi aperti sempre, occhi in avanti, bisogna pedalare con coscienza, con testa quando si va in giro, perché comunque ci sono sempre i pericoli anche. Sì, poi soprattutto ci vuole attenzione, ci vuole soprattutto sempre il casco, ragazzi, sempre il casco bello allacciato. Vedo tante volte in giro gente che ha il casco
ma c'è l'accetto qua molto morbido e questo può venirti via, invece il casco deve essere bello allacciato, bello stretto, deve essere saldo in testa. Sì. E poi tenete sempre la destra, mi raccomando, vai, andiamo da Dino. Presidente, presidente, ciao Dani, io vado, vai, partito cannone. Ragazzi, noi siamo qui invece, presidente che pedala, ragazzi, lo diciamo, sto filmando, lui ho filmato, però lo diciamo, un presidente serio che pedala con noi. Per capire la fatica che fanno i corridori, devi farla anche tu, perché anche se hai fatto il corridore prima, te la dimentichi, bisogna riprovarla, giusto Daniele? E poi si capisce come si va forte, perché adesso facciamo fatica e capiamo ancora di più cosa vuol dire, cordiano, la fatica dei ragazzi, il pericolo, perché una cosa credo che sia importante sia la sicurezza, cordiano, che abbiamo visto degli incidenti, abbiamo visto delle cose che quando correvamo forse ci faceva un pochino meno effetto, adesso un po' ci fanno un po' più effetto e ci vuole sicurezza. No, infatti bello di vedere con voi che anche se io sono di queste zone, ma voi conoscete meglio tutte le stradine, tutto proprio per pedalare in sicurezza fuori dal traffico. Vedete, in questo momento stiamo pedalando sulla ciclabile, che è bello perché io sono un grandissimo sostenitore delle ciclabili, delle ciclovie. Le ciclopedonali sono un pericolo sia per i ciclisti che per i pedoni. Ci vogliono piste apposta per le bici. C'è un progetto, un disegno anche da parte della federazione con il cicloturismo, con i ciclabili, col territorio? Io sto parlando tantissimo con le amministrazioni locali, soprattutto c'è grande interesse da parte dei governatori, delle regioni, perché ormai la bicicletta è un modo di vita, uno stile di vita, è una cultura che sta entrando prepotentemente nelle persone, per cui la mobilità sostenibile, il green è un qualcosa che piace. Tutti hanno scoperto dopo la pandemia la bicicletta come strumento di libertà e di benessere, e noi come federazione dobbiamo adoperarci per fare in modo che tutto cresca in modo armonico, per cui la bike economy è importante perché produce economia, il turismo unito al ciclismo produce un'economia importante che in Italia è ancora sottostimata, perché noi abbiamo un quinto del volume d'affari che genera la Germania, abbiamo qualcosa di meglio noi da dare e dobbiamo farlo con le infrastrutture, in questo dobbiamo darci da fare. Io personalmente sto incontrando appunto questi amministratori che sono molto sensibili al tema. Sono cotto! Ah, che fatica! Crampi! Sono cotto! Allora ragazzi, perfetto. Il presidente è ufficio mobile, c'è l'ufficio mobile, quindi praticamente dovrebbe portarsi computer sulla bicicletta, però noi siamo arrivati soprattutto da Dino, quindi... È importante le ciclabili, è importante la sicurezza,
è importante i giri che facciamo, ma è importante il food in Italia, perché sono importanti anche le soste. Marco non gli piace tanto il food, non è l'amante del food, però è importantissimo, giusto? Sì, sì, poi abbiamo bisogno esaltare le bellezze territoriali e anche i gusti territoriali, sì. Quindi noi siamo i numeri uno in Italia, quindi sfruttiamo queste cose. Andiamo, da Dino. La bolla. Andiamo da Dino. Dai. No, la cosa che mi ha fatto estremamente piacere di questa globalizzazione, quando correvamo noi non potevi mai andare nelle squadre straniere e quant'altro, che Affini e Nizzolo, soprattutto Nizzolo, parlano un inglese perfetto. L'inglese, che ragazzi di oggi, Giacomo ha parlato, ha spiegato per filo e per segno come è andata la volata, cosa ha fatto, quali fossero le sue aspettative. Lui ha detto: il mio gol è arrivare secondo per scaramanzia, e mi sono ritrovato a vincere. Ma l'ha detto con un inglese perfetto, che sfatiamo un po', per fortuna, questo concetto del ciclista. Esatto. Quindi, come si dice, mi ha tolto le scritte dalla maglia, che ha detto a Fini in inglese, così, che a Fini ha detto quando è passato Giacomo, ha tolto le scritte dalla maglia. La dichiarazione è anche un gesto di riconoscimento della vittoria proprio meritata di Giacomo. Comunque, perché Affini ha fatto un numero pazzesco. Infatti ieri ho detto, ero a vedere l'arrivo con Marco e Villa, e gli ho detto: Marco, va, Affini, metti un quartetto. Non lo proviamo. Porco cane. Ma lui c'era anche la pista, è passato da ragazzino. Assolutamente sì. Ma forte, mi ha detto, sai quanto tempo glielo sto chiedendo, ma non me lo dà. Secondo me, cioè, se prendi adesso, come adesso, per il quartetto, per come vanno, che spingono dei rapporti da Steyer. Ganna, Fini, così, sarebbe... Ganna, Fini, Cimolai. Cimolai sta andando. Poi sono tutti uguali, l'altezza. A parte Ganna con un pesino più alto, però sono tutti lo stesso livello. Però, cioè, secondo me, metti là dei motori così. Devi affinarli sul 4 km, ma una Fini che ti fa una volata da un chilometro e ti salta solo uno da seduto, ha fatto tutta una progressione. Era dalla 65 all'ora. Ma scusatemi, ha cavato di ruota os. Esatto, che è un os, non è cavare di ruota. Era già arrivato secondo al prologo, l'ha cavato di ruota e guadagnava. Se Giacomo non avesse intuito Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I feel like a diamond.